Ciao a tutti! Hoje sono qua a mettere a posto la camera. Ho già cambiato il letto, ho già pulito un po' qua le povere perché oggi il video non è qua. Questo è solo per mostrarvi il lavoro che sto facendo. Sono già stanca, ragazzi. Qua c'è già tutto il mio kit pulizia perché io ho già lavorato un po'. Qua nel bagno. Non è tanto sporco, è più o meno sistemato, ma pulisco ancora. Guarda, vi faccio vedere che ho, eu già pulito tanto, guarda, ce l'ho qua il straccio già sporco della camera. Ma oggi la pulizia è qua ho già sistemato, che è la camera del Mattia. Ho anche questi vestiti qua che lui lascia sempre. È un po' sistemata la sua camera, ma c'è buio. Però la pulizia oggi è qua. Questa cameretta è quello che quando la Tailiane viene, che è la mia figlia, quella lì della foto, e lei rimane sempre qua. E però c'è, io la pulisco sempre, ma oggi voglio pulirla veramente a fondo. Questa è ancora la cameretta di quando Mattia era piccolo, c'è ancora qua il suo lettino. Che mio marito non vuole mettere lui via. Questo è ancora un mobile che era di lui. Però io tutte le volte che lei viene, sistemo un po' per lei. C'è già un po' di cose qua che da quando lei è venuta, lì c'è cos'è un capellino che lei è venuta qua un inverno. 4 anni fa già che lei è venuta l'ultima volta e era inverno. Questo è di lei, c'è ancora qua le sue scarpe, le sue ciabatte che io ho lasciato tutto qua a posto. Però oggi bisogna pulire perché c'ho qua un casino di polvere, vedi? Pulisco qua, tolgo un po' quelle cose lì, sistemo, pulisco questo. Vediamo, il letto voglio cambiare, togliere un po' di polvere anche dal materasso. E questo video è motivazionale, quindi se ti piace, mi auguro che ti piace veramente questo video. Ti chiedo di lasciarmi qua un mi piace, pollice in su, anche di lasciarmi un commento e anche di iscriverti qua in questo canale se non sei ancora iscritto, se sei la prima volta che sei qua. Quindi il video sarà più di pulizia perché io non posso essere qua a parlare tanto che il lavoro non va avanti. Per chi non conosce, la mia figlia è questa. E prima che mi chiedano, è dottoressa? Lei si è laureata è infermiera. Dopo ha fatto la specializzazione in ostetricia, però lavora in un ospedale in Brasile dove lei è capo sala. E studia ancora un po' perché ha sempre le sue belle scelte. Quindi adesso mettiamo a posto e quando lei arriva vi farò vedere sicuramente un video qua con lei. E per chi non conosce, ci sono tanti video di quando io sono andata giù, c'è anche lei nel video. Adesso vi lascio con la pulizia.
começo bicarbonato de sódio. Agora eu laço passar aqui 1 hora. Vado giù a fare il pranzo perché è già mezzogiorno. Dopo, quando arrivo, finisco di pulire, aspiro il letto e così sarà a posto. Qua il pavimento, ho già sistemato tutto, ho torto tutte le povere, tutto. Manca solo il pavimento e il materasso. Qua nella camera di Mattia ho anche fatto il pavimento, lì ci sono i lenzuola da portare giù. Io ho finito, lascio così senza coperta perché ho messo da lavare, ce l'ho ancora il ricambio lì, ma oggi è ancora mercoledì, quindi è inutile mettere per sporcare, prendere povere. Lo lascio così e lo metto venerdì sera. Il cuscino l'ho lasciato qua, tutti e due i cuscini, perché io li metto da lavare. Dopo vi faccio vedere come io lavo i cuscini, come io igienizzo. Il materasso ho igienizzato oggi con bicarbonato di sodio. Questo è un procedimento che io faccio sempre. È alla primavera, ma come lei arriva sabato prossimo, io ho voluto fare subito adesso perché almeno sono a posto. Ho pulito tutto sopra, qua, ho fatto vedere solo quello veramente che c'era bisogno per il video non diventare troppo lungo. Ho pulito bene bene il pavimento, ho cambiato lì. E qua è tutto a posto, come vi ho mostrato, ho pulito anche qua. Il pavimento, lavato anche qua il bagno, tutto a posto, anche qua nella mia camera. Quindi, se ti è piaciuto questo video, non dimenticare il mio like, un bacio, alla prossima. Ciao!